Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la dodicesima domenica del tempo ordinario. In questa ultima omelia, premetto subito che vorrei provare ad approfondire brevemente, nelle sue dimensioni essenziali, ma molto importante, la seconda lettura, dopo che nelle omelie precedenti abbiamo dato un bello sguardo al Vangelo. Ieri sera, approfondendo quell'espressione ricorrente di Gesù, non abbiate paura, e i fondamenti del motivo per cui non dobbiamo avere paura. Nell'omelia precedente della messa delle 8:30 ho cercato di sviscerare quali sono le cose di cui non bisogna avere paura e sulle quali Gesù esorta gli apostoli nel Vangelo, che sono tre, e mentre invece bisogna avere timore soltanto del Signore. Ora vorrei approfondire, come ultimo step di questa domenica, la seconda lettura, che è un testo abbastanza difficile, perché è il famoso capitolo quinto della lettera ai Romani, dove San Paolo elabora quella che sarebbe diventata la teologia cattolica sul peccato originale, che è di importanza proprio assolutamente fondamentale. Se si toglie questo aspetto, possiamo tranquillamente andare tutti a casa. Perché quello che è venuto a fare il nostro Signore Gesù Cristo, l'esistenza della Chiesa, i sacramenti e tutta la vita della Chiesa, non c'ha nessuna ragione di esistere. Cosa dice San Paolo? A causa di un solo uomo, faccio una piccola esegesi, chi è questo solo uomo? È il nostro progenitore, Adamo. Il peccato è entrato nel mondo. Il peccato è il rifiuto di sottomettersi alla volontà di Dio, ribellandosi, qualunque cosa sia stato. E con il peccato la morte. E così in tutti gli uomini si è propagata la morte. Moriamo tutti quanti o c'è qualche eccezione? Perché tutti hanno peccato, sottinteso, hanno peccato in Adamo, anzitutto, perché tutti eravamo contenuti nel nostro progenitore, e purtroppo abbiamo peccato pure in conto nostro, quasi tutti, tranne Maria Santissima. Ok? Primo step. La morte è la causa del peccato originale. Cioè, scusate, il peccato originale è la causa della morte. La morte è il più grave e il principale. Vi siete mai chiesti perché? Il peccato è il rifiuto di sottomettersi a Dio, no? Quindi che cosa succede? Che la nostra volontà si separa da quella divina. L'anima si separa dalla sua origine, dalla sua fonte. E che cos'è la morte? Contro la nostra volontà, perché se qualcuno di voi è capace di farci qualcosa, alzi la mano, il nostro corpo, in maniera innaturale e violenta, si separerà dalla nostra anima. Ci avete mai pensato? Qualcosa di simile, no? Tu ti separi da Dio volontariamente e dovrai subire questa mortificazione in cui la parte materiale di te andrà verso la corruzione e la tua anima, volente o nolente, dal corpo, dal cadavere, dovrà separarsi. Questo è più. A noi ci crediamo veramente, punto interrogativo, a questa prima cosa, ma non è finita ancora, eh? Voi sapete che i bambini nascono con il peccato originale come se fosse stato commesso da loro. Dice la Chiesa, inerisce a ciascuna anima come proprio, anche se non si ha la colpa di averne commesso. Si dice tecnicamente, se è troppo difficile alzate la mano, adesso in 10 minuti cerco di arrivare di miracoli. Si dice peccato trasmesso ma non commesso. Il battesimo lo cancella, ecco perché bisogna battezzarsi il più presto possibile. Adesso spiegherò perché. Perché un bambino nato col peccato originale non sta in grazia di Dio. Non ha la grazia. Non sta in stato di amicizia con Dio. E guardate che regola numero uno, come vedremo da queste brevi riflessioni, è che in grazia di Dio non dobbiamo rimanerci nemmeno un secondo. Non in grazia di Dio. Se vogliamo stare tranquilli che non arrivino i guai. Viene tolta la colpa, però attenzione, non vengono tolti gli effetti del peccato originale. La morte è il più grave, ma la Chiesa, ammaestrata dai grandi teologi, soprattutto San Tommaso, ci ricorda che ci sono, sapete, 4 conseguenze gravissime del peccato originale. Sapete quali sono?
La prima riguarda la nostra intelligenza, che è l'ignoranza, il buio. Non siamo più bravi nel discernere il vero dal falso, il bene dal male. Molte volte non sappiamo che fare. Da cosa dipende questo? È uno degli effetti del peccato originale. Secondo, la nostra volontà, che è l'altra grande facoltà che ci rende esseri umani, è debole ed è inclinata purtroppo al male, cioè è più facile fare il male che il bene. Nel capitolo 8, che sempre nella lettera dei Romani, San Paolo descrive questa cosa in termini drammatici. Dice: Signore mio, ma come mai? Cioè, io voglio fare il bravo ragazzo, dico adesso faccio il bravo. Appena faccio questo, faccio il contrario di quello che ho deciso. Vorrei fare il bene, ma faccio il contrario. Ma che è sta roba? Non sono più padrone dei miei atti? Che tragedia è mai questa? Vi è mai successo? La terza cosa, le nostre passioni, qui bisognerebbe capire cosa sono. Per esempio, la paura di cui parla Gesù nel Vangelo, non solo che è una passione, ma è una di quelle più forti, non sono sottomesse alla nostra ragione. Quindi che succede? Se mi prendo una paura terribile, io non sono capace di fermare il moto della paura con la mia volontà, né di dire pensando: buono, non c'è da avere tanto paura, tranquillo, non ce la facciamo. Ci avete memoria di qualche fatto non troppo antico che abbiamo vissuto, che ha terrorizzato mezzo mondo? Terrore, la paura proprio di quella che è forte, incontrollabile. Questo è uno degli effetti del peccato originale. E attenzione, che sapete che le persone malvagie, e il diavolo è il numero uno a fare questo qui, fanno leva sulla paura per portare le persone a fare quello che vogliono. Questo dice anche San Paolo nel capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Dice che il diavolo, attraverso la paura, tiene gli uomini soggetti come schiavetti per tutta la vita. Ebrei 2:14, andate a controllare se non ci credete. E l'ultima cosa è la concupiscenza, cioè la nostra natura è inclinata in maniera forte verso i beni bassi, cioè i piaceri. Uso un termine un pochino complicato perché vedo un po' di innocenti, ma che grandi capiscono, venerei, e quelli della gola. Per cui quando ci prendono queste cose, vediamo qualche di voi è così bravo di dire: ah, ma io tranquillo, c'ho il perfetto controllo, per me non c'è nessun problema, sono sempre temperante, io non mangio mai, manco un chicco di riso in più di quello necessario, oppure dinanzi agli allettamenti di certi piaceri io dico: ma che problema c'è, le posso tranquillamente fare a meno. Fa niente, alzi la mano chi è? Non c'è. Allora, le conseguenze del peccato originale, che sono la grande ferita, noi abbiamo nella nostra anima una ferita che non è cauterizzabile, non è cicatrizzabile, è sempre aperta. Per cui, e quindi siamo rovinati. No, non siamo rovinati. Cosa dice nella seconda parte San Paolo? Il dono di grazia non è come la caduta, è più grande. Cioè quello che il Signore ci ha donato con la redenzione è più grande di quello che ci è stato tolto con la caduta. Però c'è il dono di grazia. Cosa sta dicendo? Se tu vuoi combattere contro queste conseguenze, c'è solo una cosa da fare. Qual è? Stare in grazia di Dio e curare prima e più di ogni altra cosa la vita della grazia. Perché se non stai in grazia di Dio, tu sarai travolto da queste cose, non ci puoi fare niente. Vuoi non farti dominare dalla paura? Cosa dice Gesù? Non abbiate paura. Chi comanda è il Padre Eterno. Però perché questa cosa che Gesù dice, tu la faccia tua, la viva con una fede profonda, ci vuole che tu stai in grazia. Perché non sembra che il Padre Eterno domini tutto. Molte volte ci sentiamo in balia di eventi, di circostanze, sembra che il male sia invincibile. Quindi ci vuole un atto di fede forte per dire: non c'è problema, il diavolo, il male adesso sta facendo quello che sta facendo perché Dio glielo sta permettendo, ma chi comanda è il nostro Signore. Non è facile dire una cosa di questo genere, ci vuole la grazia. E ultimo step, che poi abbiamo finito, e come faccio ad avere la grazia? Ci vogliono i sacramenti, la prima cosa, la confessione come prima cosa. Perché c'è stata l'Eucaristia? Perché
l'Eucaristia si celebra tutti i giorni, sia che uno ci vada, sia che uno non ci vada. Perché il top, quindi se uno volesse proprio andare al top, è che la comunione te la fai addirittura tutti i giorni. Per avere grande forza ci vuole l'Eucaristia quotidiana, certo, basta quella settimanale, basta quella settimanale, perché la Chiesa non dice le cose, però quella settimanale che cosa ti dà? Ti dà il minimo indispensabile, ma se tu vuoi diventare un bel combattente, un bel guerriero, non basta. Quando le persone vengono a dire, padre, voglio fare un cammino spirituale, vorrei diventare un po' più santo, dico, sicuro? Sicura? Dico, cioè, perché non sei obbligato a fare questo, vuoi diventare un pochino più santo, devi utilizzare i mezzi, e quali sono? La vita di grazia deve crescere, non basta la confessione una volta tanto, devi farla più spesso, non basta la comunione la domenica, devi farla più spesso, non basta che preghi solo la mattina e la sera, cosa che dobbiamo fare sempre e tutti, ma devi pregare un po' di più, devi imparare il rosario, devi fare tante altre cose, devi esercitarti nelle virtù, perché così cresce, ragazzi, in questi modi non ci sono altri modi. Allora, chiudo dicendo, sapete cosa dice San Tommaso d'Aquino? Se una persona non sta in grazia di Dio, è impossibile, capite che significa impossibile, che non commetta un peccato mortale. Sant'Agostino diceva queste parole e chiudo, ricordatele bene, prendete appunti. Senza la grazia di Dio non si può non peccare, cioè certamente peccherai e gravemente. Se stai in grazia di Dio puoi non peccare, cioè ci devi mettere la buona volontà, ma dal cielo ti arriva l'aiuto per combattere e vincere. Quando staremo in paradiso non è più possibile peccare, perché l'unione con Dio è talmente grande che il male non ci potrà fare più niente, come non fa niente a Dio. Qui però ci può fare, se non stiamo in grazia di Dio siamo morti, se stiamo in grazia di Dio possiamo vincere. In paradiso saremo eternamente vincitori, non dimentichiamolo mai. Siamo lodati Gesù e Maria.